Io quando vedo che comunque la trincia si avvicina all'azienda, il carro non serve, allora lo mando da un'altra parte. Prima, sai, l'operatore sì, ti chiama, però è sempre dipendente. Magari se si riposa anche un attimino non gli fa male. Invece io adesso in automatico chiamo e gli dico: vedo che tra mezz'ora è finito, tu vai da un'altra parte, e mi rende molto di più il lavoro a fine giornata. Sono Rosangela Cecchinato, mi occupo dell'agromeccanica Rocchi, della gestione. L'agromeccanica Rocchi ha un vasto parco macchine. Partiamo dalle macchine di raccolta, che sono 7 trince, 7 mietitrebbie, abbiamo le macchine irroratrici, delle classiche macchine di aratura, piccatura, livellamento terreni, semine, minima lavorazione. A 360 gradi lavoriamo la terra. La mia giornata tipo, non c'è una giornata uguale alle altre, perché ogni giorno giustamente ci sono sempre degli imprevisti, ci sono clienti che ti chiamano all'ultimo momento perché c'è un servizio da fare particolare. Alla fine tu devi riuscire a incastrare tutto. All'inizio ero molto diffidente, perché io molto tradizionale, molto abituata ancora con biro, penna, a scrivere, a segnare, tutto quanto. Invece adesso mi devo ricredere, adesso non posso fare a meno, adesso devo dire che i mezzi che ho senza telematic, oddio, li metto assieme a qualcuno col telematic, che in automatico io posso vedere comunque il lavoro come viene svolto. Io col cellulare svolgo l'80% del mio lavoro, nel senso di dire, mi è capitato anche proprio di non essere qua presenti in azienda, ma di essere da un'altra parte, e alla fine di far funzionare tutto benissimo. Io in tempo reale riesco a capire: ok, ho questo problema con l'altro mezzo, aspetta, guardo dov'è questo, sono lì vicini, riesco a sostituirlo e non devo più chiamare i ragazzi, perché anche i ragazzi giustamente sono impegnati a lavorare, ok, il cellulare, però alla fine devo chiedere. Invece io in tempo reale posso scambiare, dire: ok, tu vai da questa parte, tu vai dall'altra, e mi è tutto sotto controllo. Ma questo sotto controllo soprattutto mi è utile alla sera, fine giornata. Ma a fine giornata ci sono delle sere che sono talmente stanca che è l'ultimo dei miei pensieri controllare e guardare cosa ho fatto in quel giorno. Però ho il remoto, perciò non è un problema. Anche dopo una settimana, quando sono più rilassata, posso guardare cosa ho fatto quel giorno e poi in automatico segnarmi tutti i lavori fatti. Noi abbiamo contratti con delle aziende in cui forniamo frumento panificabile, però ci vuole la tracciabilità italiana. Ormai il Made in Italy, per fortuna, lo portiamo avanti, e uno sono di quelle, e qui hai tutto scritto, non ci si scappa. La connessione mi permette di dare poi al cliente il servizio, di essere a posto per un futuro, perché col tempo alla fine i refuli vanno interrati, la legge ci richiede questo, il mercato. E alla fine io mi sento pronta, perché giustamente c'è la tracciabilità e io ho tutto. Io dico sempre, nella mia azienda è un lavoro di squadra. Se il lavoro di squadra deve funzionare, io faccio l'allenatore e loro sono tutti i miei giocatori, ma se fra di loro poi si riescono a giocare in modo corretto, alla fine vinciamo la partita.